Qualcuno ha ironizzato sulla mancanza del martello pneumatico, quelle sono le piastrelle che il buon Lorenzo ha tolto, guardate, questa era la parete, lo vedevate con il piccone, togliere le piastrelle, c'è stato un problema, per questo non ha usato il martello pneumatico, non potevate pensarci, no, perché bisogna sempre dire qualcosa. Nemmeno un paio d'ore ci ha messo a togliere tutto quanto, è andato anche oltre, qui era tutto pieno. All'interno proseguono i lavori di intonacatura delle pareti di quella che poi sarà la cucina, l'ambiente unico con il soggiorno. Un'altra buona notizia sono le condizioni di Lello che siamo stati a trovare in queste ore. Sta pian piano recuperando maggiore determinazione, fiducia, anche rispetto di se stesso. Lo abbiamo incontrato, ci ha raccontato che trascorre le sue giornate in tranquillità, ha nostalgia come evidentemente è possibile immaginare, ma anche il rapporto con gli altri sta iniziando a migliorare. Il tempo guarisce le ferite, ma il tempo aiuta spesso a stare meglio, a maggior ragione con se stessi, come nel caso di Lello. Ci ha raccontato della sua felicità nel ricevere i saluti di Angela che avevamo visto qualche giorno prima, portandole qualche pensierino che sapevamo potesse regalarle un po' di felicità, e quindi siamo stati messaggeri dei loro saluti. Presto potrebbero risentirsi ancora, come è successo qualche tempo fa. Non è certamente una storia che può finire nel breve tempo, ci sarà bisogno di tanta ancora rieducazione. Il nostro obiettivo resta quello di restituire ai due fratelli una casa dignitosa, una casa in cui si possa vivere, si possa godere degli spazi, con ovviamente, lo ribadiamo, la possibilità di essere assistiti. Siamo a mercoledì 10 febbraio, eravamo stati qui due giorni fa e abbiamo notato che i lavori effettivamente stanno proseguendo e contiamo di consegnare le chiavi in un tempo ragionevole, nonostante gli imprevisti che ci sono stati, gli inconvenienti. L'ultimo è questo, guardate, l'ultimo è questo e sono le orme di un topo che si è riaffacciato, non è più in questa casa, ma evidentemente dal vicinato si è riaffacciato sul cemento fresco di copertura delle tracce dei tubi per l'impianto idrico. Abbiamo preso i necessari provvedimenti per evitare che questo possa ricapitare, ma la cosa che ci consola è che non arrivano più dall'interno ma dall'esterno, quindi adesso bisognerà risolvere quest'altro problema, ma siamo certi che tutto tornerà alla normalità.